Su testate molto importanti a livello giornalistico, è una sensazione importante, utile, bella perché il confronto è il sale della vita e ovviamente è davvero la sensazione che le parole, cioè sei molto più responsabilizzato. Poi oggi festeggiamo una cosa importante, io debutto come traduttrice perché oggi è ufficialmente uscita la mia prima traduzione dal francese, molto anche importante, un'autrice prestigiosa, un racconto bellissimo che non a caso si chiama La Resistente, ma non me lo sono assegnato io, è di un editore importante, e anche traducendo, cioè anche aprendo questo nuovo filone che mi è piaciuto moltissimo, facendolo da scrittrice, ho avuto, se vuoi, un rispetto ancora più grande delle parole. Quindi sì, le parole sono fondamentali, la scrittura è importante, per me viene prima di tutto, però va anche detto che poi chi vale mi trova sempre. Cioè, le persone che hanno bisogno di me, le persone a cui voglio bene, ma anche non solo quelli intimi, tutti mi trovano sempre. E devo dire, in questi anni di giri d'Italia, di lavoro duro, in questi più di 20 anni di gavetta, forse sono io che a volte non ho trovato tanto qualcuno. Quindi i treni alle 11:30 di notte a Milano con sciopero dei taxi e ti fai 6 km a piedi sui tacchi perché nessuno ti viene a prendere, oppure. Vi faccio un esempio banale, la lettura nel teatro famosissimo di Milano, quindi teatro più famoso di Milano, ovvero teatro più famoso d'Italia, e tu comunque magari vai lì da sola e a volte anche qualcuno che ti tenga la manina, non che ne abbia bisogno, può essere utile nel senso che senti un supporto, no, nella tua attività. Io quando si è trattato di supportare le famose carriere, tra virgolette, perché ovviamente non si vive sicuramente di questo, le cose della vita sono un insieme, no, di colori e di sapori, io ci sono, detto ciò, è molto bello comunque incontrare i lettori, cioè la scrittura poi crea tantissime cose, perché scrivere vuol dire anche amare profondamente i libri da lettrice, cioè io diffido degli aspiranti scrittori che mi dicono non leggo perché scrivo. Sì, è vero, infatti un mio amico diceva che scrive, È qui? dice, che No. non è qui, Non è qui. Meno male, meno male. diciamo l'ex amico, perché poi non è che adesso gli voglio più tanto bene, Io, però mi stai diceva, riprendendo tutto, però mi live, diceva, noi li abbiamo io non live. scrivo, io non leggo perché altrimenti mi influenzo. E invece voglio che la mia scrittura sia originale e quindi non voglio influenzarmi dagli altri. Beh, non è secondo me un bel modo di No, ma è la ragionare. gesura, ma è la gesura, ma Comunque, questo, bello quello che hai ci detto, sei perché rimasto. probabilmente quello che hai detto sulla scrittura si può mutuare anche sulla lettura. Cioè, quando dici scrivere e camminare nudi per strada, probabilmente anche leggere, perché nel momento in cui leggiamo, io da lettore accanito lo posso dire, mi immedesimo talmente che anch'io rivivo quello che lo scrittore ha pensato, e ogni lettore lo rivive. Ed è bellissimo il rispetto che tu hai per noi lettori e l'amore che ci porti. Infatti, molti lettori sono commossi dei suoi ringraziamenti quando lei ha detto alla fine: più di tutti, io ringrazio voi e vi voglio bene. Ed è bellissimo Con questo, l'L grazie, con grande la L sempre. maiuscola, grazie a nome di tutti i lettori. E ci vuoi leggere il posto di questa tua. No, sì, è un brano del libro che lo devo prendere da Instagram perché l'ha postato appunto una persona e ovviamente non c'è servizio perché mi devo collegare, ma no, forse c'è. No, però io lo vedo lo stesso il post, un attimo. Eccolo, vabbè, l'ho trovato. Allora, la cosa che mi stupisce, no, nella lettura degli altri, vabbè, uno che secondo me quando scrivi qualcosa, ma sarà successo anche a voi, che sia anche un post su un social, una pagina di diario, un progetto di un racconto, di un romanzo, oppure un concorso letterario, una poesia, un articolo, un qualsiasi cosa, quando ci sei dentro, ovviamente ci sei troppo dentro, invece poi vedi gli altri cosa ti restituiscono e quindi magari ti tirano fuori senza appunto fare troppo spoiler perché c'è appunto ci sono tante cose che non possono essere svelate, non sarebbe giusto per cui poi per chi poi vuole leggerlo. E invece questa persona ha tirato fuori questo passaggio a cui non pensavo da un po' e l'ho messo nel posto in cui dicevo che stasera ero qui, quindi è perfetto. Da Paolo a Ginger, dice lui: non posso prometterti che non ti farò mai soffrire, che non cambierò idea,
che non mi renderò protagonista di assenze, bugie, tradimenti, che non farò delle scelte sbagliate o che dirò sempre quello che vorresti sentire da me. Non posso garantirti che staremo insieme per sempre. Non so dove stiamo andando. Non so come reagirai dopo che ti avrò dato quello che devo darti, detto quello che devo dirti. Non posso prometterti che sarà perfetto. Non sono un supereroe, ma ci posso provare. E ho una gran voglia di vederti a domani, Ginger. Quindi questo, forse noi abbiamo bisogno più di esseri umani, uomini e donne, attenzione, vale anche per gli amici, una critica che mi è piaciuta molto, la cito sempre, di un collega dell'Unione Sarda che non ho mai conosciuto, che si è comprato il libro e che scrive che lei forse cerca un amico e secondo me lei appunto cerca più un punto di riferimento maschile di cui fidarsi perché in quel momento il maschile ha bisogno più del maschile e proprio forse per avere un punto di vista complementare. E quindi lui dice: io non sono perfetto, anch'io non lo sono, non posso prometterti che lo sarò, però sto provando a fare un pezzo di strada con te, che se volete è molto più bello rispetto a... Ora non so se sapete che si usa il ghosting, non so se ne avete sentito parlare, qualcuno di voi sa cos'è? Praticamente è un'espressione un po' edulcorata per quelli che spariscono, cioè ti frequentano e poi spariscono. Quindi non so, tu ci esci un tot di volte, ti raccontano tutta la loro vita e non è che tu fai proiezioni, capito, di matrimoni, di nozze, però non è che io stessa vado a cena con chiunque, chi mi conosce bene sa che sono molto social, ma poi nella mia vita privata sono molto selettiva, o come è giusto che sia, cioè come almeno come è normale che sia, e poi non so, magari visualizzano e non rispondono, quindi di colpo non hanno tempo, non si ricordano chi sei, tu hai capito male, cioè sei sempre tu poi che hai capito male, quindi ti fai anche de delle domande, no, sulle tue capacità cognitive, perché se non capisci mai bene c'è C'è lo spunto qualcosa. per fare un altro libro. Sì, il quarto libro credo che parlerà di un altro argomento cruciale per la società italiana. Attenzione, e qui la politica trema, ma non posso aggiungere altro. I politici li vedo che tremano. Ora uscirà un audio di Rocco Casalino e dirà No, coltelli. no, parte, No, se parte dal lato scherzo. opposto. Scherzo, io penso che Rocco mi vorrebbe bene. Comunque ho buoni rapporti con molti politici, anzi ho conosciuto il presidente Fico, è veramente fico, l'ho conosciuto a un festival, è un festival letterario, è una persona incredibile, al Salone del Libro di Torino ha fatto un discorso molto bello sui libri, quindi insomma io sono superiore, sono super parte, spero, pur avendo le mie idee molto molto precise. Molto, no, io ho idee molto precise, ma non è il ruolo in questo momento, no, il nuovo libro parla di un'altra cosa, però appunto io credo che la forza bella di Paolo, per cui nei momenti in bui secondo me possiamo aggrapparci a una figura come Paolo, a prescindere dal genere e dal sesso, è che lui c'è. Quindi se anche ha qualcosa che non va nei tuoi confronti, te lo verbalizza, non è che visualizza e non ti risponde, sparisce, che poi sono cose, guardate, che feriscono, perché secondo me quando facciamo un investimento sugli altri, fa molto male sentirsi, tra virgolette, abbandonati. Poi è chiaro che sono le virgolette, è chiaro che poi si supera, non è che uno rimane, come dire, incastrato, ormai siamo tutte persone molto reattive, molto forti, c'è una figura secondo me di tutti i personaggi sono molto indipendenti, no? Molto autosufficienti, però secondo me una vita che non ha tutti gli aspetti rimane una vita monca, cioè io stessa se torno a casa e sono da sola mangio il prosciutto dalla busta, non è che mi metto a fare una cena. Quindi questo mi permette di scrivere molti libri perché torno a casa e non c'è nessuno. C'è un'altra lettura.